Forse Lukaku regala il rigore. Lukaku ha regalato, Lukaku regala il rigore. Sembra così, Irrati e Paretti. Vediamo, vediamo adesso che cosa. Non ha dato il rigore. Non ha dato il rigore. La VAR dovrebbe rivisitare tutto, perché Irrati deve stare attento. Irrati a quello che succede davanti. Ancora la Juve. Ibala. Non c'è qui nulla, potrebbe anche contestare i giocatori di Juventus. Riparte l'Inter in velocità con Vesino. Vesino ancora per Lukaku. E allora c'è la... va a riprendere il pallone Lukaku, non ci riesce. Allora l'arbitro dice che per il primo tempo fa i due fischi. Il primo tempo può bastare per il momento. Inter Juventus 1-1. Rivediamo. Vediamo. Rivediamo il fallo. Lo ha sfiorato e Dybala ha fatto, se l'arbitro l'avesse visto Sierra, l'avesse visto Peretti, che riguarda tutto, avrebbe detto forse rigore, o forse avrebbe detto intanto si stanno tutti quanti minacciosi. L'arbitro qui, chiedo scusa, siamo ancora in diretta, non siamo, lo dico tutta la regia, perché ci sono degli scontri. Bonucci, Lukaku, l'arbitro deve alzare i cartellini, l'arbitro in questo caso, l'arbitro Rocchi alzerà cartellini, che voleranno tanti cartellini. Tutti sanno, nel derby italiano, mantenendo la calma, Bonucci, Lukaku, anche forse Samoa andrebbero ammoniti. Rivediamo Dybala contro, mi sembra Bastoni, contro Padelli, mamma mia. Allora, gentilissimi radioascoltatori, all'inizio del campionato, un primo tempo veramente importante per tutte e due squadre, sia per l'Inter che per la Juventus. Hanno veramente giocato benissimo entrambi. Però l'unico problema dell'Inter e l'unico problema del unico problema dell'Inter, che subito all'inizio ha detto che cosa succede e cosa non succede. Hanno sbagliato intanto il monitor di servizio viene riproposta a Padelli. Dybala, lo scontro, si era anche arrabbiato, sembra Politano. E poi tanti scontri tra le due panchine, però l'arbitro in questo caso doveva ammonire, ma ci arriveremo. Stiamo un pochino rivisitando la partita, nostro punto, non un punto di vista importante, perché l'Inter si è fatta subito sorprendere con il gol, un gol importante, c'era riuscito, aveva fatto tante cose l'Inter, veramente dopo l'Inter si è ripresa. Però avrò riuscito ad attaccare, e alla Juventus aveva comunque capito che l'Inter stava facendo cose buone. Però poi c'è stato un errore di De Ligt, che ha toccato proprio con la mano calcio di rigore per l'Inter, ha segnato poi Lautaro Martinez al 18esimo. E lì l'Inter ha detto ma andiamo piano, sono andati piano, hanno perso tanto tempo, hanno perso lucidità, hanno lasciato i giocatori di attaccare, hanno attaccato e poi c'è stata un'azione nel fine primo tempo, prima di arrivare alle parti delle panchine, che l'Inter aveva praticamente ha fatto tante cose importanti. L'Inter ha fatto tante cose per te, ma poi c'era un calcio di rigore davvero importante, ci poteva anche stare che forse Lukaku aveva preso con il braccio ma invece aveva toccato, forse chiedevano mano, invece aveva toccata sul volto Lukaku, quello che ha detto anche il VAR. Preti, sia Irrati che Preti hanno detto questa cosa, Irrati e Preti, ma
hanno anche capito cose importanti, hanno capito adesso al momento, hanno, ma non si sa a che cosa si decide nella cabina VAR. Non, noi non, in Italia non lo fanno vedere rispetto alla Bundesliga e alla Liga Spagnola e alla Premier Liga, non lo fanno vedere, ma anche in altri sport fanno vedere quello che decide, che cosa stanno nell'azione, nel rugby, nel football addirittura l'arbitro ha un microfono, come ce lo abbiamo, ha un microfono importante che lo comunica a tutto lo stadio, questo nel football americano, in NFL, e quindi comunica nel football americano, un altro sport comunica che cosa è successo, quindi qui si comunica praticamente solo tra Rocky, Meli, Carbone, ma quarto, i due guardalini, ma il quarto uomo Maresca, Alvar, Errati, Alavar, Paretti, hanno solo loro la comunicazione. E quindi è diverso capire che cosa si sono detti tutti quanti l'arbitraggio. Gentili ascoltatori, sempre qui Daniele Conno che vi sta raccontando il Derby Italia 1-1, al quarto segna Dybala, al diciottesimo su rigore segna il Lautaro Martinez. Noi ci fermiamo, ritorniamo dopo per il primo per il secondo tempo della partita in Inter-Juventus, il Derby d'Italia. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Thank you.
Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Gentili radioascoltatori, ben trovati, io sono Giuseppe Meazzi San Siro, sempre qui collegati con Daniele De Cono qui in Radio Cronaca. Inter Juventus, il derby d'Italia, Conte contro Sarri, l'Inter scende con un 3-5-2, a noi ci importa il capitano Godin, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, uscito Sensi per infortunio, tra Vesino, poi Asamoah in attacco, Martinez e Lukaku, la Juventus con un 4-3-1-2, Szczęsny in porta, Alessandro, De Ligt, Cuadrado, Bonucci il capitano, De Ligt, Alessandro, Khedira, Pjanic, Matuidi in difesa, centrocampo Bernard, questo centrocampo in attacco, Bernardeschi alla punta arretrata, Dybala e Ronaldo sono i due in attaccanti, poi Rocchi arbitra, Melik, Raboni sono due guardaline, poi il quarto uomo Maresca, il VAR Irrati e la VAR Peretti. Rocchi guarda, inizia da 5 secondi il secondo tempo, ancora 1-1, ricordiamo il gol al quarto minuto del primo tempo di Paolo Dybala, mentre al 18esimo su calcio di rigore il gol del Lautaro Martinez, una toccata del braccio lungo di De Ligt, ancora la Juventus che già ripiglia già sulla fascia destra, poi centrale, Inter sta giocando veramente importante. Il pallone va sulla fascia sinistra da Asamoah, l'Inter attaccherà a destra verso sinistra, l'Inter con maglia blu e nera, nero-azzurra, blu e nera con strisce, pantaloncini neri e calzettoni blu e neri, la Juventus attacca da sinistra verso destra, maglia bianco e nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, due portieri, il portiere dell'Inter, maglia, calzettoni e pantaloncini sono neri, guanti, sembra bianchi guanti, Szczęsny e maglia, calzettoni e pantaloncini arancioni praticamente. Allora vediamo il pallone, viene preso per il numero 18 Asamoah, ex Juventus, ancora un grande pallone recuperato subito da Bonucci, il capitano della Juventus, ancora la Juventus che può attaccare, niente, nessun richiamo di Rocchi, adesso ancora si va davanti il pallone per Khedira, ancora una Khedira, va avanti la Juventus con Matuidi, dà il pallone a Alessandro, spazza via Mina Skriniar che non riesce poi a tenere il pallone, Nicolò Barella, c'è rimessa laterale in favore della Juventus, Pjanic, poi va a Khedira, ancora Pjanic, è una partita di quelle secche questa sera, parliamo di Conte in conferenza stampa, una partita importante questa, mentre Sarri ha detto in conferenza stampa, frase importante, ha detto una partita, ha detto questa partita non sarà decisiva, non lo, per il momento non sta dicendo il campionato, ancora il pallone recuperato dall'Inter, poi il pallone per Lukaku, poi il pallone per il numero 8, il numero 10 Lautaro Martinez, ancora è diverso, intanto ricordiamo che l'Inter ha solo squalificato Sanchez, non ha nessun infortunato, mentre la Juventus non ha nessuno squalificato ma ha indisponibili Douglas Costa, Chiellini, Sciglio e
Danilo. Danilo, il pallone va per Samir Ancide, per forza spazzare via, ancora va un il va a staccare forte di testa, ancora il pallone va preso per Asamoah va avanti, Asamoah va a sinistra, quando gioca da sinistra verso destra l'Inter Asamoah attacca sulla fascia destra, mentre quando attacca a destra e sinistra si butta subito sulla fascia sinistra, ma ancora la Juventus che va avanti con il numero 33 Bernardeschi dà il pallone a Cristiano Ronaldo ancora il pallone per Cuadrado, va a Cuadrado il numero 16, Cuadrado contro Asamoah, Cuadrado è tutto chiuso, Cuadrado torna lì indietro per Milan Pjanic, Alessandro va ancora per Khedira, Alessandro poi per Blaise Matuidi, Alessandro Khedira, Alessandro ancora un pallone importante, ancora messo in mezzo per Matuidi, il quasi tiro non ce la fa Bernardeschi, Parandanovic, prima situazioni importanti questi della Juventus, perché la Juventus attacca, la Juventus attacca, l'Inter sta lì ferma, l'Inter non attacca, l'Inter è sta ferma, e allora non devi essere fermo, devi essere veloce, preciso e diretto, lo è da Juventus in questi casi, in questi minuti, ha un qualcosa di importante, riparte subito Lautaro, ma il pallone subito a Lautaro, il pallone Lautaro, fallo su Lautaro Martinez, e Rocchi però dice che non è fallo, allora va a prendersi il, c'è stata una, non dice nulla, però intanto si è fermato il gioco perché c'è il numero 10 Lautaro Martinez a terra, Rocchi vuole andare a vedere come stanno le sue condizioni, il fallo sembrava di Mattias De Ligt, poi c'è stato, rivediamolo qua, la spinta era chiara di Lukaku su Sami, che dire, è un grande match questa sera, stiamo essendo un match importante, ancora più importante del perché allora ve lo dico, era importante il match tra Lazio, allora tra il match al secondo giornata Lazio-Roma, ma adesso è ancora più importante perché qui si può decidere la leadership del del campionato. Andanovic deve forse da spazzarla via, non devono fare l'Inter deve fare errori perché adesso sta facendo errori difensivi in questo caso, vedremo poi dove che fine farà, sarà al 90esimo, intanto vediamo subito la classifica, Inter 19 Juventus 17, l'Atalanta per un pomeriggio che ha vinto per 3-1 sul Lecce, è andata momentaneamente al secondo posto a 16 punti, ancora un pallone, intanto l'Atalanta sta sperando che l'Inter batta la Juventus per essere al secondo posto, essere a pari punti con l'Atalanta, con la Juventus, il pallone per Paolo Dybala, però l'Atalanta è una partita semplice, contro una partita media contro il Lecce, ha segnato anche Fabio Lucioni che ha fatto anche un errore per il primo gol e quindi c'è stato un grosso errore, ve lo ricordiamo, il primo gol è stato di Duvan Zapata con errorissimo di Fabio Lucioni, ex giocatore del Benevento, ancora il pallone per Cuadrado ancora Asamoah gli fa prendere il pallone in contrappo, va che dire, ancora Asamoah è velocissimo, Asamoah il pallone preso da Milan Skriniar e poi lo porta fuori il pallone il giocatore della Juventus il numero 6 Michedira contro Milan Skriniar, mi sembra che sia rimessa sia al fondo, va Andanovic che è il capitano dell'Inter per tutta la stagione questa sera, intanto vi voglio ricordare allora iniziano tanti appuntamenti a breve non solo di calcio ma anche di sport in generale, siamo in corso di aggiornamento, siamo in fase come si aggiorna un computer, si aggiorna la nostra web radio, intanto c'è il calcio di punizione in favore della Juventus,
Vediamo, fu la trattenuta di Brozovic su il numero 5 Mirele Pjanic. Siamo già dalla fascia destra, sinistra praticamente. Pallone per Pjanic, poi da un grande pallone a Cristiano Ronaldo, il pallone per Blaise Matuidil, pallone ancora per Alessandro, si torna all'indietro, scacca per il tiro di Ronaldo, che proprio va fuori e sbaglia alla sta sbagliando alla grandissima praticamente, alla grandissima, ha sbagliato proprio l'Inter. Allora ha sbagliato Ronaldo, intanto esce Godin, entra Bastoni. Allora vediamo, esce Godin ed entra Bastoni, entra Bastoni, grande giocatore. Di cambio in difesa praticamente per la Juventus, per la per l'Inter, un secondo cambio praticamente. Allora la ripresa, il pallone per Danilo Ambrosio, Ambrosio è velocissimo, è Danilo D'Ambrosio, vediamo come se la stanno anche giocando al momento. Allora vediamo quello che riusciranno proprio a fare al momento. Intanto adesso c'è la riprende il pallone il numero 14 il numero 14 che è Matuidi, poi si torna all'indietro proprio da Bonucci praticamente. Allora vedremo che cosa si troverà per il momento. Allora è una grande, grandissima partita questa qui, quella di questa sera. Intanto il pallone per il Dybala, e Dybala ancora è riuscito Samir Handanovic, Dybala ci ha provato un'altra volta e il pallone si è proprio scaramentato fuori. L'erroraccio di Paolo Dybala, era anche posizione regolarissima di Dybala, mamma mia che errore da sprovveduti, mamma mia, è un errore da grandi sprovveduti questo di Paolo Dybala in posizione irregolare. Come fa in posizione irregolare a sbagliare? Ma ce lo stiamo anche chiedendo anche noi, che tutti questi errori si possono anche fare. Vediamo per il momento, vediamo il pallone. Adesso c'è stato intanto il fallo di Skriniar su Bernardeschi. Allora se la stanno giocando tantissimo. E allora vediamo adesso cosa può anche succedere, perché è una partita davvero interessante. Vediamo adesso come se la vogliono giocare. Nel frattempo vedremo che cosa vuole proprio fare la Juventus in tal caso. Vediamo, unica partita interessante e una partita molto diversa. Vediamo adesso ancora il pallone per la Juventus, lo recupera bravissimo Marcelo Brozovic. Brozovic va avanti la fascia sinistra, Marcelo Brozovic, ancora il pallone recuperato forse, no, da Lukaku, recuperato
in recupera. Intanto c'è un fallo che l'arbitro non fischia, ma c'è un giocatore della Juventus terra che è Federico Bernardeschi. Qui intanto l'arbitro doveva fermare subito il gioco. Vediamo, parte l'Inter, vediamo se Federico Bernardeschi si sembra rialzato. No, mettono il pallone fuori i giocatori dell'Inter e Federico Bernardeschi ancora a terra. Nell'altra parte del campo, comunque, se fosse rialzato avrebbero passato il pallone. Intanto bisogna anche capire, ricapitolare. Intanto già un minuto che se ne siamo 30 secondi che se ne vanno praticamente e allora sì, ci saranno un minuto di sarà un minuto di recupero praticamente. Allora bisogna capire che cosa sta succedendo. Allora vedremo che cosa succede. Allora andiamo. Adesso si è rialzato Federico Bernardeschi e allora si sta scaldando il numero 21 che ha giocato praticamente in Champions League. Vedremo adesso ci sono palloni non facilissimi. Allora vediamo adesso cosa vorranno anche fare. Al momento si inquadrano, ecco qua il pallone Brozovic, poi dai il pallone al numero 6 De Vrij va avanti a fascia centrale, il pallone viene preso di testa da Cuadrado, poi riparte subito Juventus, ma l'errore di Samì, che dire, è un errore davvero stupido, perché di testa va a buttarla, rimessa da re per l'Inter. Qui adesso l'Inter deve ripartire, ma c'è solo un vediamo da chi si può ripartire. Intanto il pallone viene dato a Skriniar, poi c'è da solo, c'è l'arrabbiatissimo numero 18 Asamoah, veramente si era arrabbiato. Allora l'arbitro qui, allora c'è una caduta ma non c'era proprio il fallo. Allora il pallone preso qui, chiedono, c'è un fallo di Federico Bernardeschi ai danni del giocatore interino con Barella. Intanto non c'è fallo, ma ci sarà, vediamo, perché forse era già al tiro e allora gli ha tolto subito il pallone Skriniar per farsi fare fallo. Allora è pronto Gonzalo Higuaín, primo cambio in favore della Juventus. No, esce, entra Betancourt al momento, esce il numero 6 Samì, che dire, ed entra proprio Betancourt, il numero 30. Poi dovrebbe entrare anche il Pepita Gonzalo Higuaín. Bernardeschi non mi è piaciuto moltissimo Bernardeschi, ma neanche Samì, che dire, io lo dico, esce proprio Bernardeschi ed entra Gonzalo Higuaín. Due cambi fatti dalla Juventus al 62esimo, quindi vuol dire che devono giocarsela. Per il momento per bene ancora l'Inter che ci va con Lukaku, poi c'è stato l'errore poi lo va e poi recuperare la Juventus in velocità con il neo entrato Betancourt, poi era un pallone per Higuaín, c'è stato forse uno scontro fortuito tra i due giocatori dell'Inter, poi va il pallone Samir Handanovic, andò a cedere, spazzare via, recupera il pallone di testa Skriniar, poi viene il pallone Alessandro Cuadrado, ancora Cuadrado, vai, un pallone forte, non lo poteva prendere Cristiano Ronaldo, non poteva prendere Ronaldo che era in fuori gioco, poi pallone numero 95 Bastoni, ancora il pallone
Bell'Inter, questo è il Lautaro Martinez, c'è stato il, forse il fallo su Lautaro Martinez, non c'è fallo perché ha recuperato Lukaku, ancora il pallone per numero 8 Vesino, ancora per il 67 Brozovic, poi c'è dall'altra parte c'è Asamoah, servizio della fascia a sinistra, Asamoah contro Guardado, poi il pallone di all'indietro per il numero 67 Milan Skriniar, il pallone per chiusura di 67 Marcelo Brozovic, poi c'è stata una bella idea di Marcelo Brozovic, il pallone va proprio fuori, il pallone di Marcelo Brozovic. Allora è una partita a un senso doppio, un buon senso praticamente. Allora vediamo cosa può anche succedere nel mondo del calcio, può capitare tutto e di più. Intanto se già la prima arrabbiatura di Gonzalo Higuain, intanto sta guardando Marotta, Zhang e Javier Zanetti questa partita, sono veramente, Steven Zhang sta con la mano davanti alla bocca per dire mamma mia che partita, una partita interessante. Allora eccola qui, è una partita di gran gloria questa. Il pallone è per Danilo D'Ambrosio, poi c'è un pallone per Brozovic, Danilo D'Ambrosio, tutti all'Inter che hanno un solo cambio a disposizione, e Vesino entrato nel primo tempo per l'Inter, poi è entrato Bastoni, i due cambi, quindi Vesino per Sensi, Bastoni è entrato, è uscito Godin, poi il pallone per Vesino, dai il pallone a Asamoah, Betancur è entrato ed è uscito il pallone, Lautaro, forzato Lautaro, mamma mia il numero... bravissimi il numero 12 Alessandro, è entrato Betancur, è uscito, che dire, è entrato Higuain, è uscito Berneschi per la Juventus, ancora l'Inter che ha recupera il pallone, ha preso il pallone, che l'ha messa con le mani, va il pallone per Asamoah, Quadrado, perché erano tutti due vicini, si marcano, si braccano a uomo Quadrado marca le attaccatori di Asamoah, dice che devono andare più veloci, parla Paratici con Nedved, e allora mamma mia, tre corner per l'Inter, due per la Juventus, vediamo adesso l'Inter che ha un'opportunità al 66esimo minuto, ma Marcelo Brozovic vuole provare a fare lo schema come l'altra volta, ma no, va subito in pallone in mezzo, l'Inter riesce a recuperare proprio Asamoah, l'Inter di testa un bellissimo pallone a Bastoni è di tornare forza indietro da Samir Handanovic che è il capitano interista, e allora Samir Handanovic si ferma un attimo e vuole spazza per forza perché è arrivato Paolo Dybala, adesso arriva Quadrado che spazza di testa, lo va a marcare poi a uomo Asamoah, recupero dell'Inter per il momento per Marcelo Brozovic, poi vai il pallone dall'altra parte per Bastoni, ancora il pallone per Bastoni, Marcelo Brozovic c'è un pallone interessante, Lukaku e non c'è niente, dice l'arbitro Paraschetti, non c'è niente in questo caso, se non c'era nulla in questo caso, l'arbitro Rocchi aveva perfettamente ragione, non c'era nulla e al momento si possono fare discussioni sull'arbitro, prima ha dato due alla Juventus, non lo dà all'Inter, per il momento intanto c'è un fallo ai danni del giocatore della Juventus, il fallo è di Lumen Lucavero, forse si lascia un pochino cadere Romain, ne vediamo, ma sembra che cade Romelu Lukaku, niente di serio, abbiamo visto il monitor di servizio, niente di serio al momento. Allora la Juventus può ripartire con Matuidi, fallo forse no perché si rialza Blaise Matuidi con rapidità, Samir Handanovic deve darla subito, non c'è nessuno dell'Inter quindi aspetta un pochino, Samir Handanovic fa scorrere un pochino di palla al 67esimo e vediamo, sembra che forse si lascia cadere, lo ripeto e lo ribadisco, Lukaku si è fatto cadere pochi istanti fa, siamo al 68esimo, Inter 1 Juventus 1, davvero una grande partita per il momento, vediamo allora
Noi intanto ancora nel pallone per Higuaín, poi il pallone è fermato, il pallone di Paolo Dybala, lo prende Sami Handanovic. Adesso stanno giocando tutte e due le squadre equilibrate, quindi hanno ognuno le proprie, sono equilibrati, quindi gioca una, gioca l'Inter bene, gioca la Juventus bene, quindi stanno veramente adesso giocando bene, non si rispettano tra loro perché è un derby d'Italia. Adesso la partenza di Bastoni, poi dà il pallone al giocatore Asamoah che sbaglia, riparte subito la Juventus. Intanto ricordiamo che chi è che ha dato il nome all'Inter Juventus che veniva tanti anni fa ricordato come solo Inter Juventus derby d'Italia, fu Gianni Brera, giornalista sportivo italiano nel 1977 praticamente, e quindi poi in quell'anno poi vinse anche la Juventus e quindi Bianconi l'ultima giornata vinsero. Ancora il pallone Vecino e sbaglia Vecino, ma c'è stata deviazione, calcio d'angolo, bravo Vecino in questo caso, ma non un errore Juventino, un errore proprio di Asamoah, e quindi qui ha regalato palla proprio a Vecino, ma anche prima hanno fatto anche gli errori l'Inter, quindi non possiamo parlare di un errore solo di Juventus, ma anche errori anche interisti, forse ha colpito era proprio calcio angolo il pallone in mezzo, messo in mezzo, recupera ancora l'Inter che adesso deve stare calma al momento, però deve, ecco, Cuadrado di testa e poteva anche sbagliare, recupera subito il pallone il numero 10 Paolo Dybala, ancora Dybala, dà il pallone a Cuadrado, il pallone recuperato dall'Inter, bravissimo, c'è Asamoah a terra, un pallone va avanti, Rocchi deve guardare che c'è un giocatore a terra, forse glielo dà il quarto uomo, guarda c'è Maresca, gli dice un giocatore dell'Inter a terra, allora forse concluderà l'azione, si è rialzato subito velo Asamoah e adesso c'è una rimessa con le mani in favore dell'Inter, va Vecino, rivediamo intanto la toccata De Ligt, però Vecino ha fatto qualcosa di interessante, però l'arbitro ha dato la rimessa alla Juventus perché Vecino forse era stato l'ultimo a toccare, non siamo usciti a capirlo, però è una azione importante. Tanto adesso sta andando proprio la Juventus con CR7, Ronaldo, bravo Handanovic, Handanovic è stato la Juventus, c'è anche un perché, non è rimessa ma c'era anche un fallo in precedenza, lo andiamo a rivedere il recupero del un fallo del Pepita con Selwyn, ex giocatore di Sarri sia al Napoli che poi al Chelsea e adesso alla Juventus, quindi lo sta ritrovando pian piano. Allora vediamo, esce Paolo Dybala ed entra Emre Can, finisce i cambi, la Juventus entra, è uscito Paolo Dybala, adesso recupera subito l'Inter, c'è Emre Can, il pallone per Cuadrado mette i palloni in mezzo, è bravissimo il giocatore De Vrij, adesso Asamoah mette il numero 23 Emre Can, il pallone messa con le mani, lo prende, glielo dà Politano velocemente e l'Inter deve va velocissima l'Inter, adesso Asamoah adesso vuole proprio andare in velocità, vuole uscire da quest'area, intanto c'è stato un fallo ai danni del numero 77 Marcelo Brozovic, allora un fallo di Brozovic proprio di Emre Can che è entrato subito con la prima ha regalato messa laterale all'Inter, poi un fallo all'Inter, quindi sta giocando molto sporco Emre Can in questi minuti, però diciamo che l'Inter ha commesso più falli, 15 falli commessi all'Inter, 5 da Juventus, quindi vuol dire che sta giocando un pochino più sporco l'Inter, però adesso Emre Can non mi piace come sta giocando Emre Can, però l'Inter adesso c'è il pallone di Lukaku, si va subito dall'altra parte, c'è il pallone per Asamoah, sempre lui va alla sua faccia sinistra, Asamoah ancora dai il pallone a Marcelo Brozovic, c'è solo Asamoah vicino, Asamoah deve tornare per forza all'indietro, c'è il pallone per Bastoni, ancora Bastoni avanti, dai il pallone di Lukaku, poi c'è un pallone per un compagno che viene servito soltanto
adesso il pallone Skriniar, il pallone a Vesino. Vesino murato da Cuadrado. Murato da Cuadrado, c'è il calcio, il calcio angolo, stiamo rivedendo ancora. Bravo Bressi, vediamo Vesino che cosa si delicta. Ha messo il, no, questa è azione precedente, era fuori il pallone in questo caso di Vesino, quindi un errore. Allora ci sono tanti errori in questa, in questo secondo tempo, tutte e due le squadre, sia l'Inter che la Juventus, sta facendo secondo me più errori l'Inter in questo caso, però Higuain è molto, io dico Higuain e Bresciano sono i più fallosi che abbia mai visto un pochino, ma lo dico dall'inizio, lo dico dall'inizio di, io da quando li seguo questi due giocatori, perché io li seguo da molto più tempo, non dai tempi italiani, non li seguo dai tempi italiani, lo seguo da tanti tempi. Higuain, secondo che tempi delle armi di pallone per Higuain, il tiro forse non c'è nulla, chiedono il calcio di rigore, si stanno, c'è un giocatore a terra, il giocatore Errati e Peretti, vediamo l'Higuain, vediamolo. Non riusciamo a capire niente. Vediamo per il numero 30 Betancourt. Vediamo. Non so adesso chi abbia ragione. E Sarri si arrabbia, Sarri si è alzato dalla panchina, ma non c'è nulla neanche questa volta, è da discutere. Secondo me in questo caso aveva ragione anche la Juventus, aveva ragione Ronaldo, c'era forse un fallo, mamma mia, però qui tanti errori fatti secondo me dall'arbitro, dai due VAR, pare Irrati e Paretti, mamma mia. Bastoni, adesso il pallone per Bastoni, Asamo all'Inter, adesso sì, come si dice quando tu ti salvi in calci, ti salvi, come dici, ti scavi in calci, calcio d'angolo, pure adesso si è salvato in calcio d'angolo l'Inter, mamma mia. Adesso c'è il fallo su Emre Can, adesso sta commettendo solo falli l'Inter per prendersi almeno quel punticino che gli può valere almeno 19 punti, un pareggio soltanto, ovviamente andrebbe a due pareggi in questo campionato, andrebbe a due pareggi, perché vi voglio dire che andrebbe a due pareggi. La Juventus, perché vedremo anche perché, allora andrebbe a due pareggi, perché la Juventus ha pareggiato nel terzo turno 0-0 contro la Fiorentina, e allora ci sarebbe un altro pareggio, il primo per l'Inter, che l'Inter va velocissima. Lukaku, Maria subito, Szczęsny con la maglia, pantoncini, calzettoni, maglia, calzettini, pantoncini a arancioni. Allora la Juventus che ci sta provando, mancano 15 minuti alla fine del secondo tempo, eventuale recupero che stanno almeno 3, stanno quasi 5 minuti di recupero, il fallo su Guardato, l'arbitro non c'è nulla, e il pallone va subito recuperato da Marcelo Brozic. Brozic va subito in velocità dall'altra parte, Lore va a recuperare Barella, bravo Barella, ancora velocità l'Inter, ci prova con Marcelo Brozic, ancora il pallone aria sbagliato, e poi il tiro dell'Autaro Martinez, c'è stato un tiro, forse c'è il vediamo Vesino, bra, e l'Autaro, vediamo se c'è stato una toccatina, ma non si è riusciti a capirlo, e allora già esultavano i tifosi interisti, e già esultavano i tifosi interisti, stava Conte nervosissimo, gentissimi ascoltori. Sta per entrare Matteo Politano, batte questo calcio d'angolo subito l'Inter, allora un pallone recuperato da Cuadrado, poi recuperato dal grande Milan Skriniar, poi il pallone per Asamoah ex di questa partita, e il pallone per numero 23 Barella, pallone in mezzo, mamma mia, pallone in mezzo, ma c'è stato un fallo, mamma mia, e quindi Bonucci dà la mano anche con l'arbitro Rocchi, dice con l'arbitro Rocchi, qua c'è stato un fallo su Bonucci proprio di Marcelo Brozic, vedremo al posto di chi entrerà Matteo Politano, quindi non ci saranno
Non ci saranno più cambi né da una parte né dall'altra. C'è il, non proprio il numero 10, il Lautaro Martinez in questo caso. Esce Lautaro Martinez, entra proprio Matteo Politano, quindi esce il numero 10 Martinez, entra il numero 16 Matteo Politano. Grande partita in, adesso si stanno rimettendo le cose in equilibrio, perché le due squadre attaccano, attaccato prima Juventus, poi attacca l'Inter, adesso l'Inter deve stare attenta, deve stare attenta anche la Juventus, perché ha subito due occasionissime che ha avuto l'Inter. E pallone quadrato, fallo su quadrato, lo dice anche l'arbitro Rocchi, e sì che era fallo su quadrato. Adesso è una buona opportunità per la Juventus. Siamo arrivati al 70esimo minuto. Inter e Juventus sono fermi sull'1-1 al quarto minuto, segnato Paolo Dybala, che non è più uscito, è entrato Embrecian, poi Lautaro Martinez al 18esimo, che è uscito, Denner ha dato il posto a Matteo Politano. Quindi grande partita in velocità per il momento. Allora vediamo il pallone in mezzo, bravissimo Miras Skriniar. C'è rimessa con le mani fuori della Juventus. Siamo quasi entrati agli ultimi 10 minuti, più eventuale recupero, perché sarà tantissimo il recupero in questa partita. Allora vedremo quello che riusciamo nuovamente a fare. Siamo al 70esimo, 306 passaggi contro della Juventus, contro 163 dell'Inter, quindi veramente ha un per il momento è un 81% possesso palla del per cento passaggi dell'Inter, 83% passaggi della Juventus, quindi ha più passaggi la Juventus dell'Inter per il momento. Sta giocando bene Quadrado, va sulla fascia sinistra come lo fa Asamoah, sempre loro due che si vanno a scontrare. Quadrado e Asamoah non si possono vedere, intanto questi due giocatori, intanto la Juventus che ci va con Higuaín, Gonzalo Higuaín, la Juventus è in vantaggio con Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín, mamma mia, Gonzalo Higuaín, anche i cinesi juventini, Gonzalo Higuaín, mamma mia, Gonzalo Higuaín, che giocata del Pepito Gonzalo Higuaín. Rivediamo, è tutto regolare, mamma mia. Si sono persi proprio il Pepita, Gonzalo Higuaín, un gol bellissimo. Adesso 10 minuti mancano per l'Inter se vuole riagganciare, e la Juventus deve mantenere il risultato saldo sul 2-1 qui allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Sarebbe la prima sconfitta dell'Inter, ma Antonio Conte le richiama tutti all'ordine, i giocatori dell'Inter, ma la Juventus ha giocato bene. Sarri sa giocare le sue carte, ha messo Higuaín, l'ha tenuto più fresco e Higuaín segna. Ma vedere adesso che cosa riusciranno, cosa ci fa, intanto non è possibile un fuorigioco, ma prima sì lo era, adesso no, neanche un fallo. Se avesse fatto un fallo era lì la cosa peggiore per Higuaín. Allora intanto siamo al 9 minuti, siamo a 8 9 minuti dalla fine. Lukaku ancora il pallone va per Brozovic, poi Brozovic deve dare un l'hai messo con le mani, va Barella, velocissimo Barella, poi il pallone per Marcelo Brozovic, poi Barella ancora torna indietro da Bastoni va per forza indietro da Skriniar, Bastoni ancora il pallone, c'è solo Barella, sbaglia Barella, tira e si prende Bastoni tira, scusa, si prende anche la messa con le mani, Bastoni ha andato il pallone sul numero 30, aspetta ancora, va due palloni deve ribattere, insomma, la rimessa con le mani, Bastoni ha il pallone al numero 37, mira Skriniar, Bastoni ancora, va Bastoni velocissimo, Bastoni deve andare a mia Skriniar, non è niente a fare, pallone adesso per De Vrij, poi Bastoni ancora un pallone per il 93 Barella vai avanti per Asamoah e Quadrado, i due, ma l'arbitro ha dato forse un fuorigioco di Asamoah. Poi vedremo adesso, rivedremo. Ah sì,
fuori gioco di Asamoah. E allora adesso Higuain è uno dei giocatori che gioca molto bene. Adesso in momento vedremo se lì vedremo adesso come adesso sta in prima posizione la Juventus. La classifica recita Juventus 19, Inter 18 praticamente. E allora vediamo l'Inter è stata in testa per tanto tempo, è arrivata dal Camp Nou molto diversa, è arrivata dal Camp Nou diversissima da Barcellona, molto molto diversa. C'è un fuorigioco di Gonzalo Higuain, lo prende subito Andanovic che dava il pallone a Milan. Skriniar va velocissimo, Skriniar ancora, Skriniar quindi è una grande lotta per una grande partita. Allora la partita per il numero 80 95 bastoni, poi il pallone per il 23 Barella, poi Barella va, deve dare il pallone subito a Bastoni sulla fascia sinistra, ancora fallo su Bastoni, andiamo Bastoni a terra, Bastoni fallo è di Embre Chan, rivediamolo, tocca proprio la caviglia il numero 23 Embrecian e c'è anche il cartellino giallo ad Embrecian. Anche l'Inter avrebbe dovuto avere dei cartellini, però l'arbitro questo è più severo secondo me con la Juventus che con l'Inter, però qui Rocchi fa rispettare proprio le regole. Questo era un brutto fallo, arriva il pallone da De Vrij a Bastoni, ancora il pallone a Nicolò Barella, ancora avanti un pallone per Asamoah, c'è adesso ancora recuperato, non c'è nulla, dice l'arbitro, bravissimo, qui c'è il fallo sul giocatore 23 che è Barella, ammonito Cuadrado. E allora sempre più severo, l'Inter sta giocando molto bene, adesso sta giocando molto bene, lo doveva fare anche tempo fa, bravissimo Barella che recupera un gran pallone, Pjanic scusa, sembrava Quadra, invece Mirabel Pjanic è stato l'ammonito, non Cuadrado. Parte il pallone per Politano, spazza via il pallone, bravissimo Szczęsny, poi lo recupera Blaise Matuidi, ancora il pallone per la Juventus. L'Inter sta andando velocissima perché ha poco tempo, ha 5 minuti per recuperare, ma la Juventus deve avere a 5 minuti per non farsi pareggiare il pallone. Il tiro parato, mamma mia, un tiro parato, l'Inter recupera subito il pallone, Marcelo Brozovic, vediamo adesso il pallone, c'è Asamoah solo adesso Asamoah molto in controllo per ritardo, il pallone ancora per Asamoah, dai il pallone a Brozovic, ancora un pallone, forse non c'è, ci arriva solo Szczęsny e quindi c'è la rimessa c'è proprio la parata di Szczęsny, quindi la ribattere come ribatterà proprio dal fondo, bravissimo Szczęsny. Io dico belle prestazioni Szczęsny. Szczęsny mi è piaciuto moltissimo. Vesino gliela proprio voleva fare una roba alla Lautaro, ma non ci riusciva contro Szczęsny. Mamma mia, contro Szczęsny, adesso c'è Szczęsny a terra, sono tutti aspettati. Intanto se mancano 87esimo in corso, vediamo in corso il gol della Pepita, Gonzalo Higuain. Della tutte le esultanze dei tifosi della Juventus venuti proprio al Mea, Giuseppe Meazza in San Siro, avvenuti proprio qui a vedersi la partita. E allora bisogna anche capire come adesso l'arbitro intende dare questi punti di recupero, perché si sta perdendo tantissimo, si sta perdendo. Si è perso già un minuto e mezzo e quindi l'Inter dovrà ridare di nuovo palla alla Juventus. C'è Paolo Dybala che adesso palla viene restituita alla Juventus,
ancora l'Inter, bravissima Samoa che recupera un gran pallone, Barella e pallone in tagliato in mezzo, spazzato via, mamma mia, bravo De Ligt in due tempi, bravi, io lo dico, bravissimo De Ligt in due tempi, mamma mia, l'Inter che qui rischia moltissimo, rischia l'Inter, adesso ancora di testa, bravissimo, recupera il pallone Pjanic che ha ammonito, a due ammonizioni, c'è un giocatore del, intanto viene ammonito anche il primo giocatore dell'Inter, è Danilo, sembra Danilo D'Ambrosio, da chi ha dato il cartellino, lo andiamo a, andiamo a, no, a Politano, a, a Politano ha dato, no, a Mattia Svesino, a Vesino ha dato il cartellino, cartellino giallo, adesso dovrà preparare per forza l'Inter di cose, anche altre partite in, altre partite, la prossima per l'Inter la troverà il 24, no, la, la, scusa, la troverà il 19 contro il Sassuolo Inter, mentre la Juventus giocherà una partita in casa contro il Bologna, il 19, 20 e 45 Juventus Bologna, l'Inter giocherà a Reggio Emilia alle 12:30 il giorno dopo il 20 di, il 20 di ottobre alle 12:30 Sassuolo Inter, ma può andare ancora l'Inter, velocissima l'Inter, ancora il pallone per sì, ancora c'è il pallone per Miaschini, il pallone in mezzo, c'è l'angolo in favore della dell'Inter, prende subito il pallone D'Ambrosio e lo va a dare subito ai suoi, ancora ci sarà tanto, tanto da giocare, perché c'è stato anche fermo anche Szczęsny, ancora va il pallone in mezzo, para subito Szczęsny, Szczęsny se la vuole prendere comoda, vogliono già chiudere i patti dei juventini con il 3-1, stanno velocissima, ripartenza e pallone per Cuadrado, Cuadrado va Cuadrado, 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 Cuadrado contro Miaschini, il pallone per il subito per Asamoah, Asamoah riparte, va velocissimo, lo dà Vesino, Vesino dà subito un pallone al Politano, ancora pallone in mezzo per Lukaku, poi era per Vesino diretto, era per Vesino diretto, bravo, bravissimo Bonucci a spazzare via, un'ottima azione, adesso gli uomini della Juventus, adesso manca 20 secondi e manca soltanto il recupero, il pallone per Asamoah, il numero 23, Barella, 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 spazzato via il pallone in calcio d'angolo, Barella prende subito il pallone, non vuole perdere tempo, si hanno velocemente, eccola qua, ancora il pallone per Barella, fallo su Barella, c'è il, come il fallo su il giallo a Barella per simulazione, fallo per Barella per simulazione, qui non ho capito perché c'è stato il, ah, rivediamo, vediamo qua, bravo Bonucci in questo caso, bravissimo, ottima la, la fermata di Bonucci in questo caso, prima, molto prima, forse, mamma mia, come ha quasi, sta per risultare, intanto giallo a Barella e si perde ancora tempo, già 30 secondi sono andati via e dovrà, dovrà andare, intanto i giocatori dell'Inter già stanno lasciando il Giuseppe Meazza, Giuseppe Meazza, ricordiamo. E adesso Szczęsny perde altro tempo. Allora, la simulazione era giusta, secondo me, perché ha provato a prendersi la punizione, a volte te le prendi le simulazioni. Allora, ancora il pallone per Vesino, poi va da Lukaku, Lukaku c'è, rimessa per l'Inter, rimessa per l'Inter, va velocemente, l'Inter va con il numero 95 Bastoni, va a Bastoni velocissimo, sono 4 rigori ma devono essere 5, devono essere 5 per il momento, perché un minuto 30 secondi sono andati, dovrà dare 30 secondi in più all'arbitro, ancora il pallone per Asamoah, poi va per Barella, Barella rimessa con le mani in favore dell'Inter, l'Inter gioca non velocissimo adesso, non devono fare degli errori adesso, velocissimo va Asamoah, si deve, Asamoah adesso deve andare, vuole andare molto profondo Asamoah, ancora il pallone per Asamoah, viene dato dal numero 95 Bastoni, ancora una, ancora avanti il pallone per il numero 6, per il numero 6 che De Vrij, Bastoni, ancora il pallone per Asamoah, Asamoah
dà il pallone a De Vrij, sbaglia e doveva dare a Embrecian, ancora un pallone in fuori da Juventus, il pallone per Gonzalo Higuain, c'è Matuidi, Higuain recupera, rimessa con le mani, velocissimo il pallone, il numero 94 Bastoni. L'Inter sta velocizzando tutte le cose e allora vuole andare molto profonda l'Inter, qui bravissimo il pallone per Vesino, De Ligt lo controlla, lo marca uomo De Ligt, ancora il velocità per il 77 che è il qui c'è un fallo ai danni dell'Inter che vuole velocizzare subito la manovra, già l'ho fatto, già è ripartita, il pallone va a torna all'indietro per Bastoni, il pallone era va subito al numero 6 De Vrij. De Vrij sta giocando benissimo, De Vrij non presente pochissimo in questo in questo secondo tempo, il pallone ancora in mezzo, la testata che andava di testa, mamma mia che colpo di testa di Danilo D'Ambrosio Skriniar, mamma mia, ma che colpo di testa per il momento, mamma mia. E gli applausi arrivano anche da Antonio Conte, dice devi dare qualcosina in più perché stiamo perdendo solo tempo. E qui intanto l'arbitro non ammonisce, anche in questo caso Rocchi ha fatto una brutta figura, Rocchi, perché a quando è successo qualcosa all'Inter non lo ha mai dato, alla Juventus, scusa, i gialli al giocatore dell'Inter non li ha mai dati, non ha dato alcune punizioni, alcune cose, intanto deve continuare, deve dare qualcosa di più l'arbitro Rocchi. Stanno chiedendo che forse c'è stata ha preso voi però per prendere il pallone a Samoa, rischia di prendersi un cartellino rosso, rischia di prendersi un cartellino rosso Samoa. Intanto Bernardeschi para Annale, ci stiamo vedendo alcune azioni importanti del secondo tempo. Intanto c'è un calcio di intanto i tifosi nero azzurri stanno lasciando il campo, i tifosi nero azzurri devono, intanto l'arbitro ha il fischietto in bocca e fa recuperare i 30 secondi, intanto calcio di punizione in favore dell'Inter, della Juventus. La Juventus è, allora, e adesso l'Inter ha sbagliato perché poteva forse recuperare e poter ripartire, e adesso stanno perdendo solo tempo i giocatori della Juventus, in questo caso vogliono prendersi la vittoria contro l'Inter in questo derby d'Italia, ricordiamo che lo diede Gianni Brera nel 67 il nome al derby d'Italia, non fare fallo, recupera subito l'Inter e finisce qui la Juventus batte l'Inter per 2-1 Dybala e Higuain, bastano per vincere il derby d'Italia, aveva pareggiato Lautaro Martinez ma finisce il derby Italia 2-1 su questo un po' di recupero discutibile perché ha perso tanto tempo dei giocatori della Juventus, ma la Juventus ha vinto, bella intuizione di Maurizio Sarri per Gonzalo Higuain, bella intuizione di Maurizio Sarri di mettere fresco Higuain è un giocatore che va rivissuto Higuain, e allora la Juventus ha vinto, la Juventus ha giocato, mamma mia, alcune discutibili azioni di Rocchi hanno dato qualche cartellino ai giocatori dell'Inter, non li ha dati soprattutto alla Juve, però veramente una partita che ha regalato tantissime emozioni in questo caso, e bisogna anche capire quello che hanno che potevano anche fare i giocatori dell'Inter, hanno preso gol da Higuain, però hanno creato tante occasioni nell'ultima parte di gara che erano veramente occasioni importanti, però Bonucci poteva Lukaku ha servito Vesino però non ce l'ha fatta Vesino a mettere a segno perché era arrivato Bonucci, poi Vesino voleva fare alla Lautaro, segnare alla Lautaro ma non ci è riuscito, e allora la partita è conclusa così 2-1, allora la Juventus batte l'Inter per 2-1 con il gol di Dybala, risponde Martinez su rigore e poi segna Gonzalo Higuain, allora
Adesso abbiamo un nostro riepilogo generale della partita, perché velocemente abbiamo una partita che va nel segno del quarto minuto di Paolo Dybala. Paolo Dybala che ha segnato un gol fenomenale. Poi Lautaro Martinez si è preso il suo calcio di rigore, praticamente ha pareggiato, ma poi sono state occasioni qua e là, soprattutto per la Juventus in questo caso praticamente. E allora arrivano tante novità importanti, perché si va a giocare di qua e di là da tutte le porte. Poi ci sono stati il primo cambio, poi nel primo tempo per Vesino è uscito senza entrare Vesino, poi è stato il cambio, è uscito Godin, è entrato Bastoni, poi due cambi. È uscito è entrato Betancourt, è uscito Berendeschi, è entrato Higuain, e poi l'ultimo cambio è uscito Emre Can, è uscito Dybala, è entrato Emre Can, poi è uscito all'ultimo Lautaro Martinez, è stato Politano. Non è servito, secondo me, metterlo molto troppo tardi Politano, perché si è ambientato subito nel campo Higuain, allora ce l'ha fatta. Higuain ha segnato verso la fine un gol che veramente ha dato di più. All'83esimo si è segnato, sì, all'83esimo ha segnato Higuain, allora ha voluto veramente dare questa chance a Juventus. Juventus che passa prima in classifica con 19 punti, mentre l'Inter ne ha solo 18 punti in classifica, meno uno l'Inter dalla vetta, però devono riaffrontarsi per vincere, per devono affrontare di nuovo, per vedere chi è veramente il campione allo stadium nel ritorno. Però bisogna anche capire l'Inter adesso a questo punto cosa va, se vince contro il Napoli. Vediamo quelli che saranno i prossimi match. Cioè, mi sembra solo uno scontro contro il, allora devi giocare contro il Napoli, contro il Napoli e contro il Roma. Vi annunciamo subito l'Inter quando, allora l'Inter nella prossima partita, allora l'undicesimo la Juventus giocherà contro il Torino Juventus al suo più grande Torino. Allora l'Inter Roma si giocherà alla 15ª giornata, e poi alla 16ª ci sarà Fiorentina Inter, quindi lì, e alla 18ª Napoli Inter. Ci sarà 18ª Napoli Inter alla stessa giornata che c'è Inter Roma, ci sarà Lazio Roma, poi ci sarà alla 19ª Roma Juventus, giornata prima 18ª Napoli Inter. Queste sono un pochino le partite importanti. Allora questa è una grande partita, al di là adesso il risultato, un pochino ha fatto secondo me un pochino il VAR indesiderato, è stato un VAR secondo me indesiderato, perché ha fatto alcuni errori, però anche Rocchi su qualche cartina in più a giocatori dell'Inter lo doveva anche fare. Però quando c'è stato il VAR di annullare il gol alla Juventus è stato il perché era fuori, quando è stato dare il rigore all'Inter lo ha dato, quindi vuol dire che VAR discreto, Rocchi discreto, però queste sono un pochino tante azioni, tanta velocità. Siamo arrivati al termine, gentili ascoltatori. Daniele Conno vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima partita. Juventus batte Inter per 2-1 in questo derby d'Italia, si porta Juventus a 19 e Inter a 18. Gentili ascoltatori, grazie. Alla prossima, sempre qui da Inizio Campionato, sempre qui con Daniele De Conno. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto.